Oggi martedì 4 ottobre ci troviamo a Palazzo Battiferri nel centro storico di Urbino per partecipare ad un convegno intitolato La conversione al biologico. Oltre ad affrontare le varie prospettive ma anche le problematiche inerenti all'argomento, gli esperti del settore presenteranno i primi risultati di alcune indagini svolte negli ultimi mesi. Ad organizzare l'incontro è il Dipartimento di Economia, Società e Politica dell'Università di Urbino in collaborazione con la Confederazione Italiana Agricoltori e la Camera di Commercio di Pesaro. Urbino. Il convegno affronterà il tema della propensione degli imprenditori agricoli ad adottare il modello produttivo biologico. Verranno illustrati sia gli strumenti di sostegno istituzionale a questo processo di cambiamento, sia alcune esperienze aziendali di particolare importanza. Nell'ambito del convegno sarà presentato anche il corso di alta formazione in percorsi di sviluppo dell'agricoltura biologica e biodinamica, progettato e organizzato in collaborazione con il Comune di Isola del Piano, il Consorzio Marche Biologiche, il Cospe Ollus, che si occupa di progetti di cooperazione internazionale, e la Fondazione Girolomoni. Innanzitutto, qual è l'obiettivo di questo convegno? Partiamo appunto da questa conversione al biologico. Ma l'obiettivo è quello di cercare di far comprendere all'opinione pubblica, ma soprattutto anche agli agricoltori, che la conversione dal tradizionale al biologico può essere un'opportunità economica, la quale opportunità economica trascina dietro di sé una questione ambientale e una questione salutistica. Oggi sappiamo, come lo sapevamo ieri, che il biologico è, e consumare biologico significa anche in qualche modo aumentare la qualità della nostra vita. Oggi economicamente il biologico vede un aumento del consumo dei prodotti a due cifre l'anno, quindi è un'opportunità economica. Serve qui sostanzialmente vedere quali sono le problematiche. Una delle problematiche è sicuramente il mercato, può essere. E quindi abbiamo la necessità di costituire filiere del biologico che garantiscono un'equa remunerazione a tutti i componenti della filiera, quindi al produttore agricolo, al trasformatore, alla commercializzazione del prodotto. Oggi avrete l'opportunità anche di confrontarvi con gli studenti, vedo che ci sono tanti giovani presenti, quindi una cultura che forse deve anche partire dal basso in questo senso. Sì, oggi è anche un momento importante perché nel momento in cui l'università, un ateneo, quindi il mondo accademico e scientifico iniziano a interessarsi di questo problema, quindi del biologico e come riuscire a dare risposte, e credo che questo comporti in sé anche il fatto che l'università probabilmente ha nella sua intenzione di istituire anche delle preparazioni agli studenti e agli agricoltori verso questo tipo di cultura, chiamiamola cultura, ma è un metodo di produzione agricola, un metodo rispettoso dell'ambiente. Questa conversione al biologico, dunque oggi parlerete di prospettive ma anche di problematiche. Sì, parliamo di prospettive problematiche, ma da presidente ma anche da agricoltore biologico mi sento di dire che le problematiche sono molto inferiori alle prospettive positive. Qui siamo un po' nella culla del biologico, aziende grandi, aziende piccole, medie, tutti... fanno biologico, ma non fanno biologico solo per il contributo. Qui fanno biologico per trasformare il prodotto e farlo mangiare agli italiani. Quindi è una cosa molto positiva e molto remunerativa anche. È vero, c'è qualche problematica, c'è qualche controllo in più da subire, però da produttore biologico, come mi ripeto, i vantaggi ci sono. Sindaco, Isola del Piano è sempre in prima linea quando si parla di biologico, tra l'altro anche voi partite proprio dal basso ad insegnare con le fattorie didattiche, insomma anche ad insegnare questa cultura ai più giovani. Diciamo che siamo stati i primi in Italia, per cui la cosa ci fa piacere, e quello che sta accadendo oggi secondo me è la realizzazione di un sogno e di un progetto che avevamo anche con Gino e con tutti gli altri soci della cooperativa, di fare veramente di Isola del Piano
e di Urbino un centro importante per la formazione dell'agricoltura biologica e biodinamica. E questo corso concretizza, come dicevo, anni di lavoro, di esperienze, e oggi lo presentiamo a Urbino e spero, mi auguro di avere in un futuro, questo è un sogno utopico di cui tutti mi accusano di sognare, però se non sogni delle volte non riesci a realizzare niente perché basso san volare tutti, e di realizzare con Urbino un'università dell'agricoltura a Isola del Piano. Quando è nata questa idea? Ma quest'idea è da anni che stava praticamente lievitando, c'era stato come un po' come quanto metti la pasta madre, no? Comincia a lievitare, eccetera. Si è concretizzata quando siamo stati eletti nel 2010, quanto con l'assessora Cavinato, Silvia Cavinato, sono venuto qui a parlare con la facoltà di economia, con la dottoressa e con la professoressa Viganò. Di questo progetto c'era anche il preside di facoltà, eccetera, io ho spiegato qual era il nostro progetto e mi aspettavo che alla fine mi dicessero molto interessante ma non riusciamo a farlo, non ci interessa. Invece quanto alla fine mi hanno detto ci interesserebbe inserirlo nell'anno accademico 2016-2017, a momenti mi prendeva... È stato un momento emozionante visto che insomma avete dato gran parte della vostra vita e del lavoro proprio su questo video. Anche perché, come ti dicevo, è un progetto che con Gino e con gli altri soci della cooperativa portavamo avanti da tanto tempo. Mi scuso, ma... Vitali, oggi lei esporrà sia gli imprenditori che gli studenti. Voi avete effettuato degli studi, giusto? Sì, abbiamo utilizzato una importante banca dati sviluppata dall'INEA oggi Crea, che si chiama RICA, e tramite le informazioni raccolte per anni attraverso questa banca dati abbiamo cercato di estrapolare e di individuare il comportamento delle aziende e quando ci fosse un cambiamento dell'andamento dei prezzi, quindi ci fossero delle fluttuazioni di prezzi sul mercato, cercando di capire quante fossero le aziende che, determinate da questo cambio di prezzi, decidessero di passare dal convenzionale al biologico. Ma attualmente c'è già questa propensione al cambiamento? Sì, sicuramente c'è questa propensione, c'è anche una certa diffidenza che noi però cerchiamo di misurare esclusivamente dai dati che sono osservati fondamentalmente dai censimenti Istat, dai quali poi vengono estratte alcune aziende, circa una su 100 di quelle sul territorio italiano, sulle quali poi viene svolta un'indagine molto specifica e molto dettagliata che permette di avere molte informazioni e quindi di desumere informazioni sul comportamento della singola azienda. Per avere informazioni un po' più attendibili occorrerebbe che avere un sistema, dei sistemi di simulazione che tengano conto anche di quelle che sono le dinamiche del mercato, quindi dell'interazione dell'azienda con il territorio, con le varie filiere, cosa che sulla quale attualmente stiamo lavorando. Di commercio è vicina alle imprese che vogliono decidano di adottare il modello produttivo biologico. Dunque perché è importante? Ma è importante perché innanzitutto le imprese del settore agricolo si devono qualificare non sulle quantità, dove i margini anche di redditività tendono a essere modesti, ma devono diversificarsi sulla qualità, dove appunto il valore aggiunto è maggiore. Quindi occorre un approccio innovativo fatto di ricerca, di sperimentazione, di nuovi modelli di sviluppo del territorio e su cui le nostre imprese hanno sempre peraltro dato segnali di grande vitalità. Non è un caso che la sperimentazione del biologico ha avuto alcuni padri storici proprio nella nostra provincia, per cui la Camera di Commercio non può che guardare con favore a questa attività che è svolta in modo particolare con grande convinzione dalla CIA, che è sempre stata molto attenta a questa sensibilità particolare,
e per sviluppare e rilanciare un settore indubbiamente in difficoltà, ma che proprio dalla qualità e dalla scelta del biologico può trovare una nuova linfa. Quindi la Camera di Commercio è vicina sia agli imprenditori che alle associazioni che promuovono e sostengono questi processi virtuosi di modernizzazione del sistema produttivo territoriale. Direttore, quali sono le missioni dell'università? Le missioni dell'università tradizionalmente sono ben identificate, sono due. La ricerca scientifica, perché in qualche modo è nell'università che il sapere si forma, avanza in tutti i campi, da quelli umanistici a quelli delle cosiddette scienze naturali. Poi il secondo grande compito è quello della didattica, perché questo sapere acquisito non può essere conservato in una biblioteca o in una teca di cristallo, ma deve necessariamente essere comunicato, deve diventare patrimonio delle nuove generazioni per formare la nuova classe dirigente fatta di imprenditori, di professionisti, di operatori, di politici, e in maniera tale che divenga un patrimonio per il bene comune della società. Ma l'università sta diventando sensibile anche a un terzo momento, che chiamiamo appunto la terza missione. E in che cosa consiste questa terza missione? Consiste nel fatto che sempre di più l'università, non limitandosi alla ricerca e alla didattica, deve entrare in forte relazione con il territorio presso il quale insiste, e quindi con i momenti di natura economica, con gli altri momenti di natura culturale, in maniera tale che ci sia un costante fluire dal mondo della vita universitaria, del sapere, dell'elaborazione, dell'insegnamento, nei confronti della quotidianità della vita, della intera società, dell'ambiente, del territorio, della zona in cui noi viviamo. Per noi la Regione Marche e segnatamente la provincia di Pesaro Urbino, ma teniamo presente che l'Università di Urbino è un'università piccola, medio piccola, ma che ha una dimensione nazionale, per cui la terza missione non si ferma solo all'ambito territoriale. La conversione al biologico ha un costo, ecco, le istituzioni in che modo stanno vicine agli imprenditori? Allora, la Regione Marche in particolare quest'anno nel PSR, nel bando del biologico, ha messo tante risorse e soprattutto non c'è un tetto, nel senso che tutti i progetti di conversione e mantenimento al biologico verranno finanziati, e quindi è importante perché per noi è una grande priorità. E anche gli imprenditori, insomma, sappiamo che questa conversione al biologico può portare tanti benefici, non solo per loro ma anche per i consumatori. Assolutamente, benefici per i consumatori, benefici dal punto di vista ambientale, pensiamo soltanto al problema delle acque e quindi alla mancanza di nitrati, pensiamo anche alla tutela dell'aria, no? Perché non vengono usati prodotti chimici. Quindi se vogliamo aiutare la nostra salute, aiutare la nostra migliore vita, diciamo, la nostra alimentazione, dobbiamo puntare al biologico. Gambini, lei oltre ad essere sindaco di Urbino è anche in primis un agricoltore biologico, nonché presidente di Terra Bio. Quando ha deciso di convertirsi al biologico? Ho deciso negli anni 90, nel 90 precisamente, perché facevo appunto l'agricoltore convenzionale e i prodotti che utilizzavo per coltivare i miei terreni, che erano praticamente prodotti chimici, veleni, quindi facevano male prima di tutti a me. Mi sono reso conto che stavo facendo un danno a me stesso e all'ambiente intorno. Quindi da lì è partita questa idea, che era già in altri miei amici, colleghi che mi spronavano a farlo. Ho deciso di farlo e sono molto felice di averlo fatto. È stato un percorso molto difficile, però alla fine ho avuto molta soddisfazione, perché come lei ha detto, poi tanti altri sono nel questo territorio di Urbino, della nostra provincia, si sono avvicinati a questo tipo di agricoltura e mi hanno chiesto di fare il presidente della cooperativa, oggi Terra Bio, allora era Consorzio Terre dell'Adriatico, perché poi è stata trasformata proprio per dare il nome della terra.
Oggi veramente la realtà del biologico nel nostro comune, nella nostra provincia è molto importante e continuiamo a perseguire sulla riconversione delle aziende e a convincere le aziende che l'agricoltura biologica è una grande opportunità di sviluppo, di crescita, di migliorare il nostro ambiente e la nostra salute. Le prospettive, le problematiche, ma anche i vantaggi della conversione al biologico. Conversione, che è il titolo del manifesto e dell'occasione di oggi. Mi veniva in mente, conversione subito viene in mente San Paolo sulla via di Damasco. La conversione dovrebbe essere non solo nel titolo, dovrebbe essere nel pensare. Il biologico è un modo altro, non è solo un altro modo di produrre, è un processo, come si sa tecnicamente, prima che un prodotto. Per cui è importante in questa crescita impetuosa del biologico, gli ultimi dati del Sana parlano, tutti lo sanno, si parla del 20% di crescita del settore. L'importante è che la conversione non avvenga nello stesso modo in cui si è stata la conversione dell'agricoltura industriale. A cosa ha portato? Ha portato al grano a 15-16 euro al quintale, cioè ai costi di produzione inferiori ai costi di mercato. Il meccanismo non può essere lo stesso, per cui la conversione al biologico deve essere un processo di conversione, non è lo spostare una tecnica culturale in un'altra tecnica, che certo ha tutti i meriti di essere meno impattante, di essere sostenibile, di produrre un servizio all'ambiente che diventa un servizio per la comunità, un servizio al bene comune, ma deve essere un servizio anche, siamo nel dipartimento di economia, deve essere una visione differente anche dell'economia, per cui quando io vedo un prodotto biologico ad esempio a 10 euro al chilo in un negozio biologico e io che produco i miei ceci biologici e mi vengono pagati 58 euro al centesimo, c'è qualcosa che non funziona, c'è un meccanismo economico che non premia il produttore. Questo succede in modo esponenziale nel mercato convenzionale, dell'agricoltura convenzionale, per cui riduce poi gli agricoltori a produrre sotto costo, non deve avvenire come una conversione di questa cosa in un settore di mercato interessante. Non si può replicare lo stesso meccanismo economico, la conversione deve essere anche economica, per cui vale la pena la chiamata, convertitevi, ma convertitevi bene e meglio. Siamo appunto nell'ambito del convegno, ma quanto è importante l'informazione? È la prima cosa, è la base. Questo convegno serve moltissimo per dare le giuste dritte. Come dire, siamo nella patria del biologico. Il biologico effettivamente nelle Marche è nato qui, è nato nelle Urbinate. E dobbiamo in tutti i modi, vista il trend di crescita a due cifre che si ha a dispetto della crisi, a dispetto insomma degli altri alimenti convenzionali, dobbiamo assolutamente far capire ai nostri soci quanto è importante convertire la propria produzione in biologico. Sicuramente ci sono luci e ombre, naturalmente. Come dire, gli 3 anni di conversione sicuramente sono molto impegnativi sia economicamente che fattivamente sul campo. Sicuramente sarà necessario prevedere una rotazione e tutti come dire, gli elementi necessari per essere poi titolati biologici, ma è importante informare per far capire la preziosità di questa cultura, di questa pratica agricola. La novità, è stato detto prima, l'effetto, principale effetto collaterale dell'agricoltura industriale è quello dei residui di pesticidi. Nel suo discorso ha parlato di salubrità e di sostenibilità. Quanto sono importanti questi due elementi? Sono l'elemento fondamentale della nostra vita, dobbiamo essere in salute, dobbiamo far sì che tutte le scelte che facciamo siano sostenibili, che non significa solo da un punto di vista ambientale, ma siano sostenibili anche da un punto di vista ambientale e sociale. Quindi crediamo che l'esperienza del biologico nel nostro territorio abbia in qualche modo dato una risposta a tutti questi 3 aspetti della sostenibilità. Ha parlato anche di pesticidi e diceva che fanno male non soltanto poi a chi consuma il prodotto, ma insomma fa male anche inalarli.
Beh sì, soprattutto è pericoloso respirarli, quindi credo che, visto che c'è un'opportunità economica per gli operatori del nostro territorio di aderire a delle filiere che valorizzano bene il prodotto, c'è una possibilità primaria anche di tutelare la propria salute e quelli della comunità in cui sono inseriti e in cui vivono. Sono stati effettuati degli esami anche proprio sui piccoli, sui bambini? Sì, uno studio americano ha fatto un'analisi sulle urine dei bambini andando a cercare pesticidi, solo in uno non hanno trovato residui e quello lì era l'unico che mangiava biologico. Dunque, insomma, qualcosa di davvero positivo c'è? Beh, speriamo di sì. Grazie. Anche l'azienda Prometeo oggi ha riportato la sua esperienza attraverso il titolare Fiorani, ecco, avete cercato di raccontare appunto la vostra realtà e ha parlato ovviamente del farro. Sì, sì, certo, noi siamo proprio specializzati dal farro da sempre praticamente, l'abbiamo fatto proprio quando nessuno lo conosceva ancora, adesso è conosciuto nelle tavole di tutti e questo è anche per noi una bella soddisfazione. Ecco, diceva ai presenti che il farro si adatta proprio bene al nostro tipo di terreno, quindi al nostro territorio. Il farro proprio è una pianta, un cereale, un frumento molto rustico, quindi ha queste caratteristiche, diciamo, un po' primitive della pianta stessa, che si adatta benissimo a una coltura a basso impatto ambientale. Ecco, come mai avete deciso anche voi di adottare queste tecniche biologiche? Ma guarda, ormai è passato molto tempo, non me lo ricordo benissimo, però praticamente è stato quasi un'evoluzione naturale della cosa per noi. Abbiamo dato sempre per scontato che un prodotto di qualità deve essere biologico. Professoressa, abbiamo parlato di benefici, di vantaggi, invece quali sono i problemi che gli imprenditori potrebbero, insomma, incontrare nel loro percorso? Ci sono diversi problemi. Il primo step è quello dei problemi tecnici. L'imprenditore deve cambiare metodo di produzione, quindi deve cambiare ricetta agronomica, deve cambiare fornitore degli input, quindi deve affrontare una serie di problemi proprio per attivare un nuovo tipo di funzione di produzione. L'altro sono l'aspetto sicuramente relativo agli aspetti amministrativi, burocratici, le pratiche. Il processo di conversione dura 3 anni e in qualche modo deve essere documentato. La produzione di questa documentazione non è sicuramente agevole. Più in generale io penso che ci sia un problema anche di nuovo atteggiamento culturale che proprio bisogna utilizzare, ragionare in un'ottica di sistema. Oggi, dall'incontro di oggi, sono venute fuori tantissime considerazioni che vanno dall'importanza per l'ambiente, per la salute dei consumatori ma anche dei produttori. Io penso che questo debba assumere un valore importante per far sì che l'imprenditore non scelga solo in base all'entità degli aiuti. No? Ecco, il cambiamento di mentalità credo che sia importante, ma su questo i consumatori credo che stiano aiutando molto, il mercato sta tirando e quindi c'è una richiesta di questi prodotti che dovrebbe in qualche modo far superare, ecco, i problemi che l'imprenditore ha davanti a sé.